presentato con una conferenza stampa l'edizione 2023 del Festival di Musica Antica a Magnano, un evento che porta artisti di rilevanza e provenienza internazionale ad esibirsi nel suggestivo paese di Magnano durante l'estate. Appunto, il Festival di Magnano non è solo concerti, ma c'è un corso che mi pare di capire sia aumentato in numero di iscritti quest'anno. Allora sì, c'è un corso che allora è per la 36esima volta che Bernard Brauchli ha creato 2 anni dopo l'inizio del festival. Allora sì, quest'anno siamo a un mese dell'inizio del corso e abbiamo già tanti persone, ci sono ancora qualche piccoli posti che rimangono. Il corso di violino è completo, il corso di canto anche. Devo dire che abbiamo le lezioni, pomeriggio musica da camera e la sera le ripetizioni del coro. Quest'anno prepariamo per i concerti finali la messa in sol a 4 voci di Claudio Monteverdi e persone della regione che vogliono partecipare al corso senza partecipare al corso possono venire per fare parte di questo coro della messa di Monteverdi. Si tratta di un corso di perfezionamento musicale a cui partecipano persone provenienti da tutto il mondo. Sì, allora dunque il corso è aperto a tutti, ma non le veri, come si dice, debuttanti, perché non è possibile di fare qualcosa in 8 giorni. Dunque ci sono livelli differenti, ci sono professionisti che vengono, ma anche persone giovani. La provenienza sì è incredibile, dunque è una maggiorità di italiani, ma abbiamo persone dell'Europa e poi Stati Uniti, Canada, Israele, Taiwan, Messico, credo che tutto. Già è bello così. No, siamo molto felici della partecipazione. Speriamo ancora 2 o 3 persone, ma non c'è posto di più.